Alla luce dell'incontro di ieri al Ministero a Roma, che si è protratto fino a tarda notte, non arrivano buone notizie per i lavoratori della bolla di San Martino sulla Marucina. A riferirlo è il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, che conferma il licenziamento dei lavoratori da parte dell'azienda proprio nella giornata di Natale. Purtroppo si è avuto da parte dell'azienda una chiusura veramente intransigente. Devo dire che ieri era presente il governo, era presente il ministero con due direttori generali del Ministero del Lavoro, quindi abbiamo messo a disposizione tutte le possibili, insomma, tutte le possibili proposte, a partire dall'idea di fare un anno di cassa integrazione in più per i lavoratori, per finire alla richiesta, un po' come è successo per Honeywell o per altre aziende, che mettessero l'azienda, mettesse a disposizione gratuitamente il plant, diciamo, per chi volesse investire, e vi devo dire che ci sono delle possibilità. Purtroppo abbiamo avuto una chiusura sul primo punto e sul secondo punto, quindi un'azienda che ha deciso di andarsene, che fa partire una procedura, io adesso devo andare sopra a incontrarli, che fa partire una procedura che scade il 25 di dicembre, io vorrei sempre ricordare, a Natale, neanche il garbo, neanche l'umanità di evitare almeno questa data, non voglio pensare che l'abbiano fatta apposta, ma anche se non se ne sono accorti è altrettanto grave, che rifiuta di fare la cassa integrazione che pure c'è e che è disponibile, che non mette a disposizione lo stabilimento gratuitamente, dice che lo metterà a disposizione tra alcuni mesi, come se qui ci fossero delle imprese che aspettano per investire. L'unica cosa che hanno messo a disposizione sono degli incentivi per i lavoratori che debbano andare via. Adesso il sindacato, ci incontreremo, valuterà, i lavoratori valuteranno se prendere questi incentivi. È il minimo. Quello che voglio dire è che, prima di tutto, questa impresa, per quanto mi riguarda, io dedicherò il poco di attività che ancora mi rimane a denunciare la vergogna di questo atteggiamento, perché veramente è Natale. Non è tollerabile. E poi, naturalmente, per quanto riguarda la sorte di quei lavoratori, io adesso li incontrerò nei prossimi giorni. Noi continueremo a lavorare perché ci sia un'alternativa possibile a questi lavoratori, che sono delle persone speciali. E non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai rappresentanti della bolla stamattina in regione per l'incontro tra l'istituzione stessa, i sindacati e i lavoratori, per i quali si prospetta un bel, si fa per dire, pacco di Natale.